Ciao a tutti e ben ritrovati ad Apple Videoblog. In questo nuovo episodio parliamo di qualcosa di relativamente nuovo. Dico relativamente nuovo perché è qualcosa che comunque è già incluso nel vostro Mac e che avrete già comunque avuto modo di vedere o provare. Sto parlando di un'applicazione, in particolare di un'applicazione creata, sottolineiamo, da Apple. Lasciando momentaneamente da parte iLife, iWork e anche il recentissimo iOS 4, di cui comunque parlerò prossimamente perché c'è qualche bella novità che non ho parlato, diamo la parola a Mail. Ecco, Mail, avrete già avuto modo di conoscerlo, di vederla, è un client email creato da Apple. Voi siete mai chiesti perché non esistono molti client email per il Mac? Molto semplicemente, Mail racchiude al suo interno strumenti così efficienti che gli utenti non devono guardare altrove per trovare un efficiente client email. E infatti in questo episodio noi vedremo come configurare email, che è la parte, possiamo dire, più difficile, e come muovere già i primi passi in un'interfaccia molto funzionale e anche molto semplice. Bene, facciamo partire il keynote e vediamo uno dei primi tutorial su mail. Facciamo partire il keynote e vediamo. Bene, allora, mail, come avete già avuto modo di vedere, ha questa icona. Ecco, questa è appunto come l'icona di un bollo. Allora, appena aprite mail per la prima volta, vi apparirà una finestra del genere. In questo caso la finestra mia è leggermente diversa perché sto aggiungendo un nuovo account e lo configureremo assieme. Comunque, la finestra che apparirà per la prima volta è questa qua, la finestra di dialogo. In questo caso la mia finestra di dialogo sarà la vostra prima finestra. Cosa dovete fare in questa prima finestra? In questa prima finestra vi dovete inserire le informazioni basilari del vostro account. In questo caso avete tre campi da completare, come il nome completo, cioè il vostro nome completo, il mio è Marco Tieghi, l'indirizzo email, appunto, che può essere qualsiasi indirizzo, MobileMe, Gmail, Hotmail, Yahoo e altro. In questo caso configuro un indirizzo Hotmail per farvi vedere in questo esempio. E poi inserite la password per quell'account email. Adesso la inseriamo. Una volta che avete fatto, cliccate su continua. E lui comincerà a cercare il server di posta per valutare se quell'indirizzo è effettivamente vero. E mentre cerca, ve lo indicare alcune informazioni. Allora, per gli account MobileMe e Gmail, la configurazione è automatica. Cioè, appena voi inserite queste tre informazioni basilari, avrete già configurato il vostro client. Per altri indirizzi email, come può essere per esempio Hotmail, Yahoo e tanti altri, la configurazione potrebbe durare un po' di più, perché dovete inserire anche informazioni aggiuntive, come per esempio il server di posta in entrata, con le varie configurazioni, e quello di uscita con le varie configurazioni. Dove cercare queste informazioni? Semplicemente si cerca con, in questo caso, Google, per esempio, configurare Hotmail, in questo caso, configurare Hotmail e fra i risultati di ricerca cercate quello che vi dia le informazioni di quel server email. In questo caso ho trovato uno dei primi siti, come configurare Hotmail nel client email. Allora, qua abbiamo tutte le informazioni, il tipo di server POP3, la porta POP e tanto altro. Basterà trovare queste informazioni e poi inserirle nelle schermate successive di mail. Vediamo come fare. Se la configurazione è finita, eccolo qua. Adesso vi dirà server di posta in entrata e voi inserite le informazioni. Bene, ecco qua. Abbiamo configurato le informazioni del server di posta in entrata. Sulle iscrizioni voi potete mettere qualsiasi descrizione che vogliate. Io per esempio ho inserito il mio account Hotmail entrata e per il resto avete le varie informazioni ricavate. Ah, sono un utente, in questo caso per Hotmail dovete inserire tutto il vostro indirizzo email. Poi clicchiamo su continua e contatto nuovamente il server. E adesso dobbiamo inserire le informazioni del server di posta in uscita. Abbiamo poi inserito le informazioni del server di posta in uscita, sempre con la descrizione, server di posta in uscita e poi altre varie informazioni. Per esempio adesso spunto, provo a usare usa autenticazione per autenticare appunto, per usare l'autenticazione.
clicchiamo poi su continua. Comunque tutte queste informazioni le ricaverete anche dal sito del vostro gestore, quindi anche non è difficile cercare. Clicchiamo poi su continua e lui continuerà a contattare il server. Aspettiamo la risposta. Le informazioni erano tutte corrette ed ecco qua il riepilogo dell'account. Adesso, una volta visto tutto il riepilogo, possiamo spuntare per esempio connetti account e infine il pulsante più importante, crea, eccolo qua che lampeggia. Clicchiamo su crea ed ecco qua che abbiamo già creato il nostro account. Adesso vediamo come funziona Mail. Quando aprite Mail, ecco l'interfaccia che ci appare. È un'interfaccia molto pulita e anche molto configurabile, come vedremo tra poco. Come è suddivisa l'interfaccia? Beh, avete innanzitutto la barra dei menu, una barra degli strumenti con tutti gli strumenti necessari per lavorare. Avete poi una barra laterale con tutto l'elenco sorgente, avete per esempio la categoria caselle, che raccoglie tutte le caselle in entrata. Se ne avete più di uno, basterà aprire il triangolino accanto per vedere le varie caselle, eccole qua. Se ne avete più di una, altrimenti se ne avete una, sarà quella di default. Potete vedere anche la posta inviata, basterà selezionare e avere tutto l'elenco della posta inviata, il cestino e poi tanti altri, come per esempio i promemoria, poi tante altre tipologie, come i promemoria, le caselle smart, le varie cartelle, feed RSS. Vedremo più avanti come fare queste cose. Passiamo poi al resto dell'interfaccia, che è costituita da questa zona qua. Vedete? Avete una zona divisa in due parti, una che racchiude tutto l'elenco dei messaggi nel vostro server e l'altra racchiude l'anteprima del messaggio. Eccolo qua. Allora, come si leggono i messaggi in Mail? Molto semplice. I nuovi messaggi non ancora letti sono contrassegnati dal pallino azzurro, questo qua, nell'elenco dei messaggi. Vedete? Questo è il pallino azzurro. E inoltre, Mail vi notifica già sulla sua icona le email non lette. Infatti se voi passate all'icona di Mail vedrete un pallino rosso con un numerino. Il numerino racchiude, indica il numero di messaggi non ancora letti, come Mail su iPhone, molto semplice. I messaggi non ancora letti. Appena leggete un messaggio, eccolo qua, che verrà contrassegnato come letto e il numerino scenderà, logicamente. Questo per vedere i messaggi. Vi insegno anche un trucco che già conoscete perché vi ho fatto vedere con iTunes per catalogare i messaggi. Vedete che i messaggi sono divisi in colonne per ogni informazione del messaggio, per esempio chi ve l'ha mandato, l'oggetto, la data di ricezione e la casella. Basterà selezionare l'intestazione della colonna per catalogare i messaggi secondo quella colonna, in ordine alfabetico oppure, con questo premendo ancora, in ordine alfabetico. Data ricezione, eccola qua. Se volete poi aggiungere anche altri campi, basterà cliccare con il tasto destro su una intestazione di una colonna e nel menu che vi apparirà basterà attivare una di quelle informazioni, per esempio il numero, la dimensione di quell'email o anche oppure se ci sono allegati. Oppure ordinare anche qua direttamente, cioè scegliere anche qua direttamente il criterio di ordine dell'email. In questo caso abbiamo la data di ricezione come ho appena fatto. Questo per configurare un po' al nostro spacimento Mail. Avete poi una barra degli strumenti, eccolo qua, avete il pulsante ricevi, basterà ripremerlo e Mail contatterà automaticamente, contatterà nuovamente il server e vedete se ci sono dei nuovi messaggi. Se volete configurare Mail affinché contatti in background il server, basterà andare nelle preferenze di Mail e nella scheda generali selezionare un intervallo temporale da verifica la presenza di nuovi messaggi ogni tot minuti o ore o anche manualmente. E qua per configurare. Poi avete anche altri pulsanti per vedere le caselle, premere per attivarle, vedete che le vedrete, le appare laterale, o ripremere per non renderle visibili. Poi avete tutte le varie opzioni di Mail, per esempio il nuovo messaggio, l'eliminazione, la risposta, risponde a tutti, inoltre, reindirizza e tanto altro. Avete poi anche un campo di ricerca per cercare i messaggi come su iPhone. Mail è molto semplice, vedrete che vi aiuterà molto. Potete poi personalizzare anche la barra degli strumenti semplicemente andando su vista e selezionando personalizza barra strumenti. Eccolo qua, che basterà poi prendere le varie icone e configurarla come volete.
Una volta avete fatto, cliccate naturalmente su fine. Ecco qua, questi sono i primi passi con Mail. Naturalmente riprenderemo ancora Mail come le altre applicazioni di Mac OS X, ma per ora ci fermiamo qua. Ciao a tutti, grazie comunque per l'attenzione e ci vediamo al prossimo episodio.